Cartelli, slogan e soprattutto una gran voglia di cambiare il domani. Sono tornati i Fridays for Future. Sono tornati gli scioperi del clima aizzati dal movimento planetario creato da Greta Thunberg. Tematica globale con declinazioni locali. Così anche questa mattina giovani e giovanissimi in Piazza del Popolo di Pesaro si sono uniti al coro di decine di altre piazze italiane per accendere un altro riflettore sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale. Tematiche che il Covid prima e la guerra poi rischiano di derubricare a paesaggio sullo sfondo di tematiche più pressanti. Oggi siamo qui perché vogliamo rimarcare un percorso ambientalista che fortunatamente in questa città si conosce. Però bisogna forse fare qualche passo in più. La manifestazione è organizzata da Fridays for Future Pesaro Urbino e coinvolge rappresentanti di istituto delle scuole di Pesaro, perché sappiamo che i giovani forse non vengono abbastanza ascoltati in generale, ma in queste tematiche dove abbiamo forse ancora qualcosa di più da dire dovremmo essere ascoltati ancora un po' di più. È una problematica quella ambientale che esiste a livello internazionale, a livello nazionale, i movimenti verso questa direzione forse sono troppo pochi, bisogna aumentare, bisogna trovare più soluzioni, bisogna assolutamente ascoltare giovani e studenti. Dopo la manifestazione, nei giorni seguenti, andremo a presentare un documento con delle proposte pratiche che naturalmente non cambieranno tutto il corso delle cose, ma rimarcheranno appunto un percorso ambientalista. E appunto presenteremo queste azioni stese e scritte con i rappresentanti di istituto e Fridays for Future Pesaro Urbino. Questo ci darà la possibilità di far sentire la nostra voce. Io devo dire che purtroppo nel corso degli anni ogni volta c'è una priorità nuova, nel senso che prima ovviamente l'emergenza Covid, poi l'emergenza economica, adesso l'emergenza della guerra, sono tutte ovviamente emergenze vere, però rischiamo di perdere di vista quella che è un'emergenza che dobbiamo sentirci tutti nostra, che è quella dell'emergenza ambientale. E a tutto il mondo, come dire, per poter pensare a un mondo migliore dobbiamo pensare che questo mondo va in qualche modo tutelato. La politica è ora che faccia delle scelte chiare che vanno in questa direzione rispetto alla sostenibilità. Purtroppo, ripeto, negli ultimi anni stanno arrivando emergenze sempre nuove, ma in realtà non dobbiamo perdere di vista questa. I giovani in questi anni hanno veramente faticato tanto, soprattutto con l'emergenza Covid, sono stati costretti a trasformare quella che era la loro vita. Oggi essere qui in Piazza Colore sicuramente è una cosa molto importante, perché mi trovo vicino a loro, perché ritengo che il futuro sia dei giovani e che i giovani hanno capito che l'ambiente è una priorità e dobbiamo considerarla tutti tale, soprattutto chi come me ha un ruolo politico amministrativo.